cominciato a parlare di questo, noi lo immaginavamo ovviamente dentro il nostro teatro dell'Aquila, perché poi le pillole che verranno messe, no, sui canali social, eccetera, racconteranno anche del nostro teatro. E questo credo che sia poi il traguardo, no? Che ci eravamo posti quando abbiamo cominciato a parlare di TEDx tipo 2 anni fa, diciamo, forse anche ormai qualcosina in più. E credo che quindi è da vivere come con, insomma, l'entusiasmo della prima volta, proprio perché c'è questo importante passaggio dall'Arena Villa Vitale, dal momento in cui, e dai tanti di qui, no? Perché c'era il Covid che incombeva, ora andiamo al Teatro dell'Aquila. Lo facciamo con entusiasmo, con l'entusiasmo dell'organizzazione. Siete veramente, insomma, presissimi da questa cosa, si vede, lo comunicate, questo ve lo voglio dire. Io sono stato l'altra volta al TEDx, dal primo all'ultimo minuto, nonostante una concomitanza dei quarti di finale, ricordiamo bene, perché tra le tante gliature poi alla fine c'è stata la concomitanza, no, esatto. Ma comunque abbiamo, tra l'altro anche una piuggerellina, no? Abbiamo, cioè, tutto. Però è stata veramente una serata ipnotica, no? Veramente mi ricordo Ozzoli, mi ricordo Costabi, insomma, proprio con degli speech, dei monologhi molto molto sentiti. Sì, grazie, ben ritrovati, siamo prontissimi. Io ricordo che ci siamo dati un appuntamento, due sono i passaggi a cui pensavo ieri. Il primo era l'appuntamento e abbiamo detto che mettevamo una bandiera per poi iniziare una serie di eventi. E ricordo che la serie inizia dal secondo evento, perché il primo può essere un episodio sporadico che finisce lì. E quindi quest'anno partiamo per quella che sarà poi una lunga serie, su questo un'ulteriore promessa che facciamo. E l'altra è un'immagine che prima un po' il sindaco l'ha ricordata, delle varie difficoltà che abbiamo avuto per la serata di Villa Vitale, dove non ci siamo fatti mancare nulla, dopo 4 rinvii per il Covid, cambio di destinazione, cambio di relatori che venivano dall'estero, stati per 3 volte cambiato il volo, vengo, non vengo. La semifinale, se non sbaglio, una delle partite più importanti, i quarti di finale, la partita più importante, alle ore 21 iniziava esattamente come noi, e la pioggia. E non ci siamo fatti mancare. Ricordo quell'immagine, io, il sindaco e il responsabile di Villa Vitali, perché poi è diventata una pioggerellina, ma l'abbiamo saputo dopo che era pioggerellina, in quel momento non sai se arriva il temporale, che tra l'altro non era previsto. In quei 30, 20, 30 interminabili secondi non sappiamo che fare, se rinviare, rimandare. Nel frattempo i ragazzi del conservatorio suonavano e il service soprattutto stava quasi per prendere la decisione di chiudere tutto, quindi per dire che è proprio stato il momento in cui abbiamo scavallato, come dire, chi segue il mondo dello sport, e da quel momento è andato tutto in discesa. Ma a parte questo piccolo dettaglio, sono molto contento di quello che abbiamo tutti insieme ottenuto, perché poi voglio ricordare che loro oggi ci ringraziano, ma mi hanno dato fiducia quando ancora sì e no che ci conoscevamo. Io Alberto conoscevo, ero in piena campagna elettorale, super impegnati, avevano pochissimo tempo per decidere, e ci hanno dato la totale disponibilità inizialmente al Teatro dell'Aquila. Tra l'altro, il mio primo progetto che ho presentato a New York è stato vantandomi del fatto che avevamo il Teatro dell'Aquila, e quindi è stato anche un elemento di pregio, e quindi quest'anno abbiamo il doppio piacere di completare l'opera anche da un punto di vista logistico.